a te e a tutti ciurma e benvenuti alle giocherine in questo nuovissimo e mi sembra a quanto pare ultimo episodio su Separate Ways. Vi ricordo ragazzi che il vostro sostegno qui nel like ai video è sempre assolutamente fondamentale, per cui se vi è piaciuta questa serie su questo DLC mi raccomando sfondate di mi piace questo video, vediamo di riuscire a raggiungere almeno i 50 like per questo finale di serie. E quindi eccoci qua di ritorno, signore e signori, la volta scorsa alla fine Ada ragazzi mi sembra che ha sabotato un pochettino il piano di Wesker, perché forse gli sta un pochettino qua in effetti. Fatto sta che siamo sfuggiti ad un mostrone pazzesco che noi abbiamo soprannominato Fran Martino perché gli si addiceva particolarmente. Vi dirò, avrei preferito magari uno scontro un pochettino più diretto con Fran Martino, perché alla fine poi ci hanno pensato i laser a farlo fuori, però vabbè, sono dettagli. Qualcuno di voi mi ha detto di prepararmi per questo episodio perché essendo ormai arrivati alla fine non mi rimane ragazzi che un'ultima boss fight, così mi sembra di aver capito, che non sarà poi tanto semplice, quindi io devo soltanto incrociare le dita ragazzi e sperare che andrà tutto bene. Eccoci qua ragazzi, inizia l'ultimo capitolo. Sempre super figata, eh? Incorreggibile. Ah, queste gliele lasciava Leon, se non sbaglio, no? Quelle chiavi. Una adesso roba del genere. Si va a cercare Leon e Sadler. Ok. E niente, Leon è sempre fra i suoi pensieri, ragazzi. C'è poco da fare, quindi inizia il capitolo 7. Come sto messa? Un pochettino così, eh. Vabbè, munizioni, devo dire, non tanto male, ragazzi. Non tanto male, però, oddio, che è sto schifo qua dentro. Beh, io direi di lasciarlo lì. Quindi, non perdiamo tempo, ragazzi. Andiamo all'arrembaggio. Oh, qua dentro ci aspetta Eusti, mi sa, eh. Sì, perché di qua si procede, quindi possiamo andare a trovare Eusti. Ciao, caro, ben rivisto. Visto Pesetas, pianta rossa, Pesetas e Pesetas. Ci hanno dato un bel po' di Pesetas, ragazzi. Vediamo se riusciamo a fare qualche ultimo potenziamento. Non so sinceramente se buttarmi sullo Stingray, ragazzi, per quanto riguarda il potenziamento della potenza, perché attualmente sono tutti allo stesso livello. Oddio, lo Stingray c'ha uno slot in più rispetto agli altri. Quasi quasi, ragazzi, quasi quasi. Dai, potenziamo il fucile. Posso vendere qualcosa a questo punto? Ragazzi, mi venderò questo ciondolo, questa lacrima viola, tutte queste pietre preziose. Ormai credo che non ci servano più a niente, ragazzi. Spero di non stare facendo una stupidaggine, ma penso che li venderò tutti. Vai! Così, Areasso, posso potenziare ancora qualcosina. Con la bellezza di 78.000 pesetas, ragazzi, direi di migliorare la velocità di ricarica dello Stingray, la velocità di ricarica del fucile e la velocità di ricarica anche della mitraglietta, perché comunque ragazzi anche quello è un aspetto importante. Quindi a questo punto delle cose, ragazzi, dai, abbiamo queste 46.000 pesetas, userò le 35.000 per potenziare al massimo lo Stingray. Dai, incrociamo le dita ragazzi, speriamo che vada tutto bene. Va bene, allora andiamo. Ciao Eusti, non so se è stata l'ultima volta che ci siamo visti, ma la musica qui in calza, mi spingono ad avanzare con tanta cattiveria. Pesetas, alla pulita ragazzi, quante pesetas. Ciao caro, secondo me lo posso ammazzare silenziosamente, ecco, come non detto. E vabbè, ciaone, iniziamo proprio bene. Avrei potuto comprare uno spray medico adesso che ci penso, non ci avevo pensato. Boom bitch. Boom, 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 boom. Questo niente, c'ha la protezione in faccia, la puta che te paria. Vai! Whee! No, quell'altro non ne parliamo. Ciao caro, ecco, vabbè, niente, doveva andare a merda. Doveva andare proprio male, 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 male. Non mi toccare, non mi toccare. Calma, ragazzi. Calma, che dite? Ci calmiamo? Ecco fatto. Forse è meglio fa... Ah, non sono morti comunque. Va bene. Ah, facciamo così. Pesetas. E niente, quell'altro mi sa che mo si risveglia. Che meraviglia. Eccola là, la plaga. Immancabile. Immancabile plaga. Che meraviglia.
Vai, 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 vai. Niente, lui non muore, lui non si arrende. E dai, mamma mia, se Jumbo deve essere così complicato, andando un po' più avanti, che facciamo? Che succede? Ok, due piantine verdi. Qua dentro che abbiamo? Granata puttend, pesetas, pesetas e munizioni pistola. Ma io non so se Eusti aveva a disposizione spray medici, ma visto che ci siamo, ragazzi, direi di andare a controllare. Ok, spray medico, ragazzi, direi di sì. Di posto, perfetto, vado. Ciao, ciao caro. Allora, mi creo una miscela di piante rossa e verde, che è un pochettino più efficace, se non sbaglio, di quella verde-verde. E intanto abbiamo anche un'altra piantina verde, quindi non dovremmo essere messi troppo troppo male. Lo spray medico ce l'abbiamo. Incrociamo le dita, ragazzi, e andiamo di nuovo all'arrembaggio. Mi hanno interrotto non appena sono arrivata qua. Intenzione era quella di andare proprio tutta sperita. Oddio, oddio, oddio. No, 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 no. Devi sparare tipo now. Ecco, intanto lo scudino lo agganciamo. Ciao caro. Ecco, via. Non mi dire che hai intenzione di rialzarti. Hai intenzione di rialzarti. Oh, sì, è come se ce l'ha. Schifo, fai schifo, fai schifo. Su, che cavolo. Ok, allora, già ragazzi, a salute non sono messa benissimo. Userò questa doppia miscela qua. Perfetto. E vediamo un po', allora. Ho lasciato indietro qualcosa, Bonnie. Che cosa? Dove l'ho lasciato? Oh, qui, munizioni carabina. Che faccio, le mollo? Assolutamente no. Via, pesetas. Ok, munizioni per mitragliatrice. Ragazzi, abbiamo quasi finito tutto, purtroppo. Pesetas e pesetas. E niente, continuerò. Oddio. Ehi, quanto siete cattivi. Madonna, ma quanta gente c'è? Oh, quanta gente siete? Cioè, su. Mamma mia, mamma mia. Niente, lo schifo là gli deve salire sempre in testa. Sulla schiena deve fare schifo. Ma che cavolo? Basta. Che schifo fai? Oh, ancora vivo lo schifo. Mannaggia la miseria. Ecco, plaga in arrivo. Te pareva. Oddio, raga, qua la situazione è già drammatica. Ehi, è già drammatica la situa. Ma non muore sta plaga di merda. E dai. No, 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 vai, vai, vai. Colpisci, via, via. E tanto... Ah! No! Schifo, schifo. Mamma mia, raga. Mamma santa. Mi fate respirare un attimo. La polvere a sparo, munizioni pistola, pesetas. Oddio, cioè la situazione è già tragica. Cioè, sto usando tutte le risorse che ho a mia disposizione. Andiamo di munizioni mitragliatrice. E per ora ce lo facciamo bastare. Vediamo se troviamo altre risorse, ragazzi. Non è che mi sto lasciando indietro qualcosa, sembrerebbe di no. Polvere da sparo, pesetas e pesetas. Qua dentro... Pesetas e pesetas. Oddio, e qua ci stanno le mega bombe incredibili. Queste non le posso disattivare, vero? No. Meglio starne alla larga prima di esplodere malissimo. Munizioni fucile. Granata stordente. Ci piace. Passiamoci sotto. Perfetto. E vediamo un po' cosa ci attenderà più avanti. Fatemi ricaricare un attimino, che non mi voglio ritrovare a secco nel momento del bisogno. Eccoli là. Oddio, no, no, no. L'amico Fritz, no. Boom, bitch. Plaga. Ok. No, l'ho mancato. Oddio, tua sorella è già morto? Wow, ok, potenziare lo Stingray magari è stata una cosa buona, ragazzi. Pesetas, berillo rosso, però mo colpi, tra un po' cominceranno davvero a scarseggiare, per la gioia di grandi e piccini. Che meraviglia. Andiamo. Sono mai abbastanza pronta per queste cose. Tra l'altro sto per morire, mi sa che mi conviene usare lo spray. Già usato due delle tre cure che ho a disposizione. Eccoci qua. Ok, qua c'è un'altra piantina verde. Buona a sapersi. Polvere da sparo. Munizioni pistola. Munizioni pistola. Ci stanno dando
qualcosina, niente di così eccezionale. Polvere da sparo, però è sempre qualcosa, ragazzi. Quindi, piantina verde. Anzi, no, è una pianta gialla, cavolo. A saperlo, aspettavo un attimo, usa l'altra cura. Che cavolo. Vabbè, creiamo comunque una miscela, ragazzi. E nel momento del bisogno, ovviamente, la userò. Mi sono lasciata dietro un tesoro. Dove? Granata stordente. Ah, è qua sopra. Ok, lacrima viola, che sempre a venderla va benissimo. Oh, oh, ciao bro. Ok, voglio cercare di risparmiare quante più altre cose possibili, ragazzi, ma a volte è veramente inevitabile. Ok, 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 stavolta me la son cavata così. Berretto, sembra il berretto di Krauti. Magari è il suo, magari gliel'ha dato a sto poveraccio che era qui che passava e ha detto: guarda, faccio un regalino. Che succede lì? Facciamo così. Ok, intanto una testa è saltata, ma ovviamente nasce la merda più schifosa che ci poteva nascere. Ma con un altro colpo, ragazzi, l'abbiamo fatta fuori. Perfetto, via lo scudo. Ciao caro, anche a te. Via. Dai, dai, dai. Caro, 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 stai giù, guarda. Stai giù, stai giù. Oh! Con questa aggressività sempre, siete davvero dei cafonacci. Non mi tocca! Mannaggia la miseria, quanto li posso odiare, ga? Quando arrivano così, che ti arrivano addosso. Ok, proviamo a usare la pistola contro l'amico Fritz qua. Ok, via. Oddio, mannaggia! Per poco non cadeva di sotto. Rubino, polvere da sparo. Respiriamo, munizioni pistola. Qua dentro? Ma che bello, bastone reale. Addirittura, che ci posso fare con questo? Può essere solo venduto. Ok, per fortuna non ci si possono incastonare cose. Ragazzi, se no tiravo giù un santo dopo che ho venduto tutto a Eusti. Qua dentro, allora, pesetas, munizioni pistola. Invece qui, munizioni carabina. Pesetas, risorse L, pesetas. Va benissimo, va benissimo. Ricarico il più possibile. Mi sto lasciando altro, sembrerebbe di no. Quindi continuo ad avanzare come se non ci fosse un domani. E ci vediamo di sopra. Anche perché tra l'altro l'isola probabilmente a breve esploderà, quindi... Ci sono quasi. Ok, la musica incalzante è sparita. Perché? Perché mi avete messo l'ansia fino a mo? Eusti, ma ci rivediamo allora. Che bello, pensavo fosse l'ultima volta. Munizioni mitragliatrice, spray medico, davvero ottimo. E vediamo un po', allora vendiamo bastone reale, lacrima viola, berretto. Si può vendere rubino e berillo rosso. Perfetto. E quindi adesso che cosa posso potenziare? A questo punto, ragazzi, visto che sto usando tanto la pistola, direi di utilizzare 25.000 pesetas per potenziarne la potenza. Velocità di ricarica per la pistola. E per quanto riguarda la mitragliatrice, 23.000 per la potenza. Dai, ci sta, ci sta, mi piace. Posso riparare il coltello. E direi che sono a posto con... Così, ragazzi, ho salvato la partita. Io spero che tutto vada per il meglio. Come sto dicendo da inizio video, mi creerò delle munizioni per fucile, visto che non ne ho proprio tante. Quindi ricarichiamo prima di uscire. Ci sono, ragazzi, andiamo. Non riesco a contenere l'entusiasmo. Sì, qualsiasi cosa tu intenda. Suppongo di sì. Oddio, sto posto non mi piace. Oddio, sto posto non mi piace. Se non sbaglio, qua ci stavano lì. Eccolo là. Eccolo là, lo sapevo. E lo sapevo. E il prossimo? Che schifo, che fate? Che te pareva, oh. Se non sono il regeneratore, adesso ci devono rimettere sti insetti schifosi. Polvere da sparo e pesetas. Che palle enormi. Quanto li posso odiare sti cose. Anche perché si mimetizzano, tra l'altro. Oddio. Allora, qua più avanti c'è un tesoro, tra l'altro. E vediamo. Polvere da sparo, pesetas e mitragliatrice. Munizioni per mitragliatrice un bel po'. Questa cosa pure ci piace. Dov'è il tesoro? Che lo sento cigolare. Dovrebbe essere proprio qua sopra. Eccolo qua. Oh, mio, che cos'è? Un bel rubino. Fantastico. Andiamo oltre, prepariamoci, non so davvero come prepararmi al peggio. Pesetas, pesetas e munizioni carabina, fantastico. Vado! Si unisca a noi!
Oh, che lui sia benedetto dalla vostra misericordia! Esultiamo tutti! E così sia! Leon! Vai! E c'è il boss finale, il nostro boss finale, Sadler? Davvero? Oh oh. Mi sa proprio di sì. Lasciali andare. Sento che li ho salvati a fa. Ciao caro. Ciao ciao. Noi non ci conosciamo. È un piacere incontrarla. Soprattutto lo skip. Ok. Agnello ostinato, schiava del lupo. Fantastico, eretico. Davvero fantastico. Sarà la tua prova e la tua no. Ma non posso evitarlo, schivarlo, fare qualsiasi cosa. Scusa, caro. Ne devo un attimo ambientare, devo un attimo capire. La tua sofferenza terminerà. Devo un attimo capire. Allora, usiamo questa, ragazzi. Non mi ha riempito tutta la barra, ma vabbè. Ehi, ehi, ehi. The fuck? Oh my god. Non so se usa. Ecco. Vabbè, ovviamente, ragazzi, era prevedibile che avrei ripetuto questa boss fight parecchio. E vai. E dai. Ma perché cavolo non posso. E dai. Ok, sì, questo posso schivarlo. Forse devo aspettare il momento giusto. No, via. Scusa, Non so neanche se colpire il bastone o gli schifi. Ho gli schifi che c'ha dietro. Che cavolo sei, mamma mia, quanto sei. Fantastico. È bellissimo vedere che non gli sto facendo tipo una mazza. Davvero fantastico. Ok. No, non mi toccare. Che facciamo, giochiamo a nascondino? Che fai? Oddio, no! Io sono andato addosso io, raga. Allora, ricarica. Ma non ci penso neanche. Ma muoviti tu, guarda. Gira attorno alla colonna. Hai visto che bello? Che divertente, divertentissimo, vero? Che sta facendo? Ok, meglio restare al coperto, ragazzi. Oddio. No. Sei veloce per essere un vecchio schifoso. Mannaggia a me, al mio tempismo orrendo. Terribile, ragazzi, terribile. Ma secondo voi l'accecante è efficace contro di lui? Non lo so. Intanto userò la cura. Sì. Sta a posto. Niente, raga, me la so cercata. Scusa, non sarà facile colpire sto stronzo con questo. Oddio. Che c'ha in bocca? Ma fai schifo. Non ci provare a toccarmi come t'ho detto finora. Ah, porca vacca miseria. Mamma mia, raga. Niente, sta boss fight. Cioè, è dura, raga, Allora, qua dentro che abbiamo un po' di robetta. No, scusa. Non c'ho più colpi. Ricarica, magari. Ecco. Piantina verde. No. Ecco fatto. L'ira di Dio. Wow. Mi ha tagliato a metà. Ma che meraviglia. Sarà un gran bel problema questo. Ma proprio un gran bel problema. Non vedevo l'ora io. Allora, io tra l'altro ho queste granate potenti, ragazzi. Ah, aspetta, ce l'ho qua. Ok, ce l'ho qua nel... Perfetto, nell'inventario veloce. Sì, scusa, salto il filmato perché non mi interessa. Io sti colpi qua non ho capito, ragazzi, perché non posso... Perché non mi dà la possibilità di schivarli? Perché? Perché? Non è giusto, ragazzi. Allora, mi curo. Tra l'altro vi ripeto, non so se colpire... Oddio, che fai? Ok. Non so se colpire i tentacoli o lui direttamente. No. Oh. Mamma mia.
Allora, passiamo a un'altra arma. Forza, tanto non possiamo fare altro. Ciao, caro, ciao. Tu spara la colonna. Spara la colonna che vai benissimo. Ecco, ok. Allora, scatola, fammi approfittare. Cassa o quello che cavolo è. Pianta rossa. Senti chi parla, chi semina odio. Ma stai parlando di te? Per caso? Cavolo, oh, però cioè, quando esce il comando schiva vorrei schivare, mannaggia a me. No, aspetta, fatemi provare ad usare questa, ragazzi. Proviamo. Non so se è servita tanto a qualcosa, sinceramente. Ma sta, non so se le granate servono, sinceramente, ragazzi, davvero. Oh, oh, oh. Ma di che stai parlando? Io non so neanche di cosa tu stia parlando. Oddio, che schifo. Ma ti pare vomitare addosso alla gente? Scusa, ma non ti vergogni neanche un po'? Andiamo a colpirlo. Non credo che questo basterà, infatti. Non è bastato un cavolo, ragazzi. Niente, ho finito anche i colpi per carabina. Intanto userei questa cura, ragazzi, e creiamoci altre munizioni per carabina. Credo che siano le più efficaci attualmente. Quindi, ok, stiamo attenti. Ok. Ma stai un po' zitto. Ti accorgi che sei antipaticissimo? Ecco qua, lo spruzzo potentissimo. Andiamo, 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 andiamo. Wow, wow. Super mossa, incredible. Grazie al batrampino. Oh, ma dai, è finita davvero con Sadler. Centrale mi riceve? Consegna al sicuro. Adoro. Non sarà semplice spiegarlo alla dogana. Chi gli dice la dogana? Ada, evacuazione immediata. Ma davvero? Ricevuto. Stanno venendo a prelevarti. Ma davvero, davvero? È finita, non credo. Ma chissà perché me lo sentivo. Anche tu, Ada, Oh? Oh? Ok, Ada! Sì. Ouch! Mi sono uccisa quasi più cadendo. Eccoli qua. Gli insettoidi schifosi. Maledetti. Oh no! In pratica tutti i miei sforzi non sono serviti a una mazza. Già non c'ho più colpi, ragazzi. Ma magari adesso ci dà una manina Leon, per caso? In qualche modo? Ah, adesso temo sia inutile. Stupido eretico, tu hai rinnovato il sacro corpo. Ah sì, certo, è ovvio che non era finita, ragazzi. Di diventare tutt'uno con noi. Ti servirà la soluzione. Ma una volta m'era bastata con questo. Palle. Ok. Presto le bombe sull'isola esploderanno.
Ah, ottieni un'arma potente, sì. Perché se non ricordo male, poi è lei a dargli un lanciarazzi o robe simili, no? Perché Leon adesso se la deve vedere da solo, purtroppo, ma ZS risorse S. Arma potente. Ah, quindi mo sarà un casino, ragazzi. Proprio quello che cercavo. Eccolo là, infatti. Una parola. Dobbiamo andarla a recuperare? Che palle immense. Ok, allora. Oh, mi devo pure muovere. Carabina, polvere al sparo. Non so che altro ho preso. Posso crearmi misceletta di piante? Sì, la creiamo tipo now. Perfetto. Mi devo anche muovere, tanto per cambiare. Che meraviglia. Ricarichiamo, oddio. No, via. Non mi avrete, bastardi luridi. Non so dove sto andando, ma sono dettagli. E su. Non ho tempo da perdere insieme a voi, mannaggia. Ecco qua pure. Mamma mia, regà. Mamma mia, che tempaccio che mi aspetta. Pensieri, fucile, peseta, spolvere da sparo. Direi di ricaricare un po'. Zitto un po'. Fatemi passare. Ecco, pure. Pure, via. Fatemi passare. Ho fretta. Oh, ok, oddio. Oddio. No, non ci passo qua. No. Ecco qua. Fantastico, tutto fantastico. Ma dove passo? Scusate. Dove devo andare? Qua c'è della palla. Devo passare per forza di là, allora. Devo passare per forza di qua. Se la faccio esplodere. Ok, devo far così dall'inizio, ragazzi. Perdonatemi. Allora, polvere da sparo. Si sale. Ecco qua, pure. Scusa, fammi ricaricare. Scusa, che devi fare? Niente. Porca miseria. Sono riuscito a evitarlo per tipo miracolo divino. Sì, vabbè, sì. Tu fai... lanciami la dinamitina, mi raccomando. Merdacce, siete tutti delle merde. Fatemi passare, io vado. Sto cercando di affrettarmi, Ada. Che devo fare? Non c'ho più niente. Colpi per fucile, tipo now, grazie. Mi ricarica. A cubierto! Scusate, ragazzi, c'ho un po' di fretta. Oddio. Anche te, grazie. Non vorrei saltare in aria pure tu se mi spari da questa distanza, brutto imbecille. Polvere da sparo, perfetto. Vado. Perché sento un verso tipo bruttissimo? Ma quanto sono distanti ancora? Eccolo qua. Un déjà vu. Ce l'ho. Leon! Ti salvo, Ion! Adesso mi hai davvero rotto il cazzo. Pensavo che glielo passassimo automaticamente. Devo leggere pure il coso. Ringraziamento a Krauti. La ringraziamo per il suo ordine, maggiore Krauti. È un piacere fare affari con lei ed è un grande onore fornirle le nostre armi. Per spiegarle brevemente le loro caratteristiche, le testate che ha richiesto sono in grado di perforare bersagli estremamente corazzati. Sono verniciate di rosso, così da essere facilmente distinguibili dalle altre. Solo possono penetrare carri armati e fortini, ma creano un getto perforante esplosivo che riuscirebbe a trapassare anche lo scafo di una nave corazzata. Con una potenza simile si può affermare che nessun veicolo da combattimento potrebbe mai sostenere il confronto con queste testate. Non siamo nella posizione di chiederle in che modo intende usare queste armi, la cosa non ci riguarda. Tuttavia, non esiste alcun obiettivo la cui distruzione richieda una potenza distruttiva così intensa. Lo dite voi. La preghiamo di usare queste armi con cautela. Certo, sì. Io avrei ancora una certa fretta, però. Che cosa c'è qua? Munizioni carabina. E vai. Si vola. Oddio no. Eh no. Pure gli schifi no. Ma sto coso, scusa, che faccio? Gli devo sparare nell'occhio. Oddio, Porca paletta, raga. Oddio, polvere da sparo. Se ti togli dalle palle magari riesco a saltare.
stanno pure i cecchini. Tanto per cambiare, scusate. Oddio! Guarda che imbecille, stronzo maledetto che non sia altro. Spray medico. Ehi, mamma mia, ma che sta succedendo? Il delirio. Io c'ho ancora il tempo contato, tra l'altro. Scusate, intanto mi faccio il mio giretto, prendo un po' di robetta. Oddio, no, e mo devo togliere pure dalle palle sto coso. Fammi passare! Via. Me ne vado, scusate, ma veramente non posso andarmene. Non ci posso credere, ragazzi, non ci posso credere. Succede il macello, io me ne vado, adesso me ne posso andare, per favore, posso premere? Sì, adesso posso premere, sì, certo, sempre se... Non mi spara il cecchino di merda! Che palle! Ok, usiamo questa. Mamma mia, lasciatemi in pace, oh! Ok, aspettiamo con calma, che arriva. Ah, già è arrivato! A posto. Stavo tranquillamente sull'ascensore a farmi i fatti miei. La povera piccola Ashley. Deve che si rivede. Leon, presto. Davvero, no. Tranquilla. Certo, tranquilla. Andiamo. Se penso io, non ti preoccuparti. Che faccio? Premo qua. Tira la leva. Prontissimi, sure. Arrivo, Leon. Oddio. Eccolo. Te lo do io il sacro colpo. Mamma santa, che culo. Poverino. Oh yeah. Scusa, ma l'ambra... Ada, che diavolo fai? Niente di personale, Leon. Luis e io avevamo un patto. Tranquillo, ci starò attenta. È ora di andare. Vieni. Sappiamo entrambi che qui le nostre strade si separano. Capisco. Così finiva. Passamelo. Ho recuperato l'ambra. Eccellente. Solo una domanda. Che cosa hai intenzione di farci? Io non ti pago per fare domande, Ada. Ti basti solo sapere che sta arrivando una nuova alba. In 100 daranno la vita affinché una persona sopravviva. Io sto solo accelerando questo fenomeno.
Quindi parliamo di milioni di vittime. Miliardi. Ambizioso. Cambiamo rotta, subito. E così, appunto, finiva, ragazzi, Resident Evil 4. Solo che, appunto, in questo DLC ce l'hanno fatto rivivere dal punto di vista di Ada, visto che comunque era stato un personaggio presente nella storia principale, quindi ci hanno fatto vedere quale fosse, ecco, il suo scenario, no? La sua storia, la sua strada, eccetera, eccetera. Che dire, un DLC che merita, secondo me. Adesso a me sembra sia durato tantissimo, ma perché, ragazzi, non l'ho giocato così tanto spesso, diciamo, quindi gli episodi sono stati a distanza di giorni l'uno dall'altro, quindi per questo che mi è sembrato lungo. In effetti non è lunghissimo, ma non è neanche in effetti tanto breve, quindi secondo me ci sta. Mi piace che abbiano appunto voluto approfondire la storia di Ada in questo capitolo, e mi è piaciuto vedere il retroscena che appunto c'è stato anche con Luis. Hanno approfondito un pochettino di più anche appunto quel personaggio lì. Questa cosa mi è piaciuta tantissimo. Bello il fatto che abbiano inserito comunque le che erano presenti nel gioco principale e che ne abbiano aggiunti anche di nuovi. Quindi, che dire, ragazzi, io devo ammettere che Capcom ha fatto sicuramente un ottimo, ottimo lavoro su questo DLC. Ecco qua, ragazzi, modalità di gioco normale. Non mi ricordavo avessi giocato a normale, pensavo di stare giocando a facile, quindi è andata così. Tempo impiegato, ragazzi, infatti 5 ore e mezza, che non è tanto, però, ragazzi, per essere un DLC secondo me non è male. Mo considerate che io a volte sono morta diverse volte, però comunque diciamo 5 ore per un DLC va più che bene. Simultanea e fallita. La potenza distruttiva rilevata è al di sotto del 50% delle stime. Gran parte dell'isola è rimasta intatta. Oh, Ada. Cosa devo fare con te? L'elicottero è ancora a portata di tiro. Apriamo il fuoco. No. Questa piccola ribellione non cambia nulla. Comunque, abbiamo quello che ci serve. Continuiamo, come previsto. È il corpo di chi? Il corpo di Krauty, forse? È possibile? Presto, il sole tramonterà su questa nostra era. Ok, e qui quindi si conclude Separate Ways. Ovviamente ci riportano alla schermata principale. Quello che mi chiedo è se Capcom avrà intenzione di fare il remake anche del 5, perché se non sbaglio i Resident Evil, ragazzi, 5 e 6 non sono mai stati tanto apprezzati dai videogiocatori. Però, visto che si è impegnata così tanto fino ad ora con i remake, boh, chissà, magari è probabile che deciderà di farlo, anche perché tra l'altro Resident Evil 5, se non sbaglio, è stato il primo Resident Evil che si poteva giocare in coop, quindi magari potrebbero anche migliorare questo aspetto qui e sperare di fare comunque un grande lavoro e comunque dare un grande prodotto ai videogiocatori anche in quel caso. Magari il pensierino ce lo sta facendo, non lo so. E quindi, ragazzi, che dire, ho finito contemporaneamente le due serie che stavo portando avanti ormai effettivamente da un po'. Mi piace quando questa cosa succede, perché
Ciò significa, ragazzi, che da settimana prossima incominceremo due nuove serie. Sto ancora finendo di decidere cosa incomincerò, credo di aver quasi deciso, non vi anticipo niente. In ogni caso sappiate che se è quello che ho deciso, ragazzi, si tratta di due gran bei gioconi. Quindi mi raccomando, hype a mille, ragazzi. E che dire, come sempre aspetto i vostri pareri qua sotto in commento. Fatemi sapere voi che cosa ne avete pensato di questo DLC. Questo video e questa serie finiscono qui. Un saluto, un bacione, vi abbraccio a tutti, ragazzi, da Giocherina. Ciao!